Bentornati ragazzi ad un'altra puntata su Pax Britannica e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con i Balcani in fiamme che si pestano la mattina e sera e noi che andiamo per metterci d'accordo con i danesi sul ridarci Schleswig, Holstein, i mille nomi che ha. Intanto sono pure spawnate un altro paio di guerre lì che non è che gli abbia dato troppa importanza. Cinese, Yugur, anche queste non sono proprio... Allora, Revolutionary China, United States of China. Capisci? Capisci che... hanno attaccato il Tibet, cioè. Io non manderò mai dei tedeschi a combattere in Tibet. È un inferno in terra. Praticamente la Cina è esplosa. Ha iniziato la rivoluzione, si è mangiata dei territori. La Russia penso se si è mangiati degli altri. Non riusciamo a... Ma questi qua per me sono sotto la Russia. Foreign claims. Questi no. Questi, la Kasharingia qua, Kasharghia, Gagarghia. No, buono. Vabbè, i cinesi si danno da fare, mentre noi invece guardiamo la fine dell'Ungheria, che non è che sia il massimo per noi, visto che Vienna è un passo e Tanaeva ai serbi, sto giro hanno vinto loro. Vabbè, andremo a raccontare ai serbi di non scassare tanto Lugaz. Questo è quello che possiamo fare con un preponderante 0.5 di political power che guadagniamo a giro, che è tantissimo per i nostri standard. Immagino che il futuro sarà questo. Una Francia nazionalista da un lato, una Russia classica dall'altro, però abbastanza... sta garantendo l'indipendenza dalla Prussia. Bene. Con il solito fronte a destra e a sinistra, belli schiacciati in mezzo, eh? Ti prospetta un ottimo futuro, signori. Quindi prendiamo in mano questa puntata qua, consci del fatto che oggi probabilmente vedremo qualche movimento della Francia e vedremo anche magari l'arrivo dei primi template dei mecha che sto producendo. Dovremmo avere almeno un centinaio ormai, vediamo. 103, sì. Inizierò a fare anche qua i template, siamo sopra di esperienza, adesso un paio di robe e ci siamo. Un'altra vittoria per noi e la Germania si prende, abbiamo dato l'ultimatum a Danimarca per quello che è nostro e possiamo finalmente ciucciarci Kiel e quello che è. Oh, vedete? E questo non rappresenta però una zona della federazione, quindi non abbiamo in mezzo al cazzo tutta la questione in più di quella situazione lì. Stavo guardando che qua ci sono dei tasti che io non uso quasi mai, che servono, mi sa, per automatizzare certe cose. Tipo tu lo clicchi e gli dà... Dice modifica lo stato con la construction speed più 10%. Penso siano ottimi da utilizzare, però non ne faccio mai uso. Sarà che sono rincoglionito io. O forse ne avevo fatto uso una volta per il focus qua. Certo che mettere questo qua subito sopra a distruggi tutto non è il massimo, secondo me, come scelta. Poi li ho visti per sbaglio, né, con quei testini. Comunque, ora che abbiamo fatto... minacciare i danesi, andiamo con a German Europe, che semplicemente ci dà qualche buff buono, sì, ma poi dobbiamo andare con la Travancore Expedition in India e poi forse comprare le Aru Island from i Belgi, perché serve lupo petrolio, quello che è. E dopo direi che possiamo pensare quasi di dare un paio di botte all'economia prima di partire per tutta la situazione della guerra. Quindi niente, a parte la caduta della Danimarca e l'acquisizione di qualche porto e poi alla fine l'arrivo di tutte le fabbriche che sono, nulla di nuovo sul fronte, ragazzi. Bravi. Spagna, l'Holy Order of Spain. Holy Order of Spain, quanto è figo come nome, Holy Order of Spain. Comunque, join il patto revanchista. Quindi ancora una volta scende con i suoi bei amichetti francesini, determinati tutti a recuperare parti dell'impero perso. L'Europa dovrebbe essere preoccupata per queste cose. E all'effettivo ci stiamo cacando sotto. Vedo che la Serbia sta andando per la Jugoslavia. Oh! Che cazzo è successo? Ah, ok, sì, la Bulgaria è andata giù e si sono situati così. Perfetto! Dov'è qua la nostra... Eccoci qua, allora, possiamo fare trattato con l'Ungheria e possiamo mandare un ultimatum alla Jugoslavia. Ora che abbiamo liberato là, direi che un ultimatum alla Jugoslavia possiamo anche farlo. Preparo subito le nostre linee diplomatiche con loro per fargli capire come andrà la cosa. Scusa, appena finita la guerra, no? Così siamo a posto.
Arriva anche il giornale che dice: l'intesa balcana cade mentre le forze della Serbia stanno andando, bla bla bla, eccetera eccetera. Sicuramente durerete tanto, Jugoslavia. Andiamo a vedere questa decisione qua, che quindi è l'ultimatum alla Jugoslavia. L'impero della Jugoslavia è emerso vincitore nella grande guerra balcana, e mentre la caduta delle forze ungheresi sono un grande successo per tutti, il nuovo stato slavo è invece però una minaccia per la sicurezza. La Jugoslavia, dominata dalla Serbia, che ha sempre avuto relazioni con la Russia, potrebbe diventare un alleato dei russi e quindi essere un altro fronte e un altro problema per noi nel caso succeda quello che succeda. Quindi la Jugoslavia riceve un ultimatum a 40 giorni, eccoci qua. Vediamo come se la vogliono giocare questa cosa qua. Io gli ho portato le truppe lì davanti, guardate che belli, l'intero esercito tedesco sta andando, i giacobini di Vienna vengono seccati, però c'è un suicide bomber, quindi altra gente che crepa, altra gente che si incazza, però almeno rimuove i traditori rossi, come cosa. Abbiamo finalmente eliminato i giacobini dalle nostre palle. Vediamo un po' cosa succederà, cosa diranno ora che hanno appena finito la guerra e sono disorganizzati. Li colpiamo quando fa più male. Intanto il Kingdom of Hungary è tornato e spero che poi, esatto, intanto che c'è il consiglio di reggenza, venga... aspetto un po' a fare quella decisione qui, anche perché non ho i PP. Però aspetto un attimino, siamo a gennaio del 35, dobbiamo sbrigarci con queste scelte. Guarda che rideployano tutti davanti a noi. Eh sì, rideployate. Io premo tutti e due play e poi vediamo. L'impero della Jugoslavia ci manda a quel paese. Sembra che l'impero della Jugoslavia non sia capace di accettare le più basilari richieste. Quindi il governo tedesco ha dato l'approvazione all'armata per portare avanti l'operazione. L'operazione Schlangenbiss sarà atta a occupare i territori del nord slavi e riportare in auge le nazioni della Croazia e della Bulgaria. Attraversate il confine! È guerra, signori! Amico mio, mi dispiace. It's war! Madonna mia, se gliele diamo! Abbiamo qualche slot dove possiamo vedere i nostri amalgami che combattono, forse qua? Eccoli qua in cima, hanno un attacco 87, leggermente superiore alle nostre altre divisioni. Siamo anche arrivati in pari con i numeri, abbiamo portato qua tutto, aviazione, casse, eccetera eccetera. Sarà un full assalto stile Blitzkrieg del periodo. In effetti siamo un po' sotto con la benzina, anche se però avevo fatto dei benzinai qua. Solo che sono un po'... sì, sono qua sottino. Allora, poi abbiamo delle infrastrutture spaccate che ripariamo subito. Un paio di benzinai iniziamo già a farglieli costruire, che non si sa mai. E altri militari che stanno arrivando. Adesso qua, ragazzi, parte la macchina tedesca veramente. Ora con queste varie cose qua. Stiamo facendo our root war, così guadagniamo il 20% di recovery, ma non mi sembra serva, sembra che li apriamo come il burro questi qua, guarda che roba. Fammi vedere i danni all'organizzazione. Mettiamo velocità 4, se no è una pena. Farati fuori, 93, 188, ok, di notte 93, quindi... Vediamo la giorno-notte, non la uso mai. Non va la giorno-notte quella moto qua. Ah, eccola qua, sì. In the night, in the giorno... In the night, fia, mi fa sclerare perché quando ci giochi è troppo veloce, quindi basta. Qua abbiamo fatto, abbiamo piersato con i carri, i carri, gnari. Questi carri qui, gli schif, che cazzo, non so perché ce li ho ancora, dovevo averli già cambiati a quell'ora qua. Servono solo per correre in avanti perché sono abbastanza veloci all'effettivo. Quindi proviamo a usarli in quella maniera lì. Oh, guardate, tipo si girano e fa, no, ma noi dovremmo andare di lì. No, invece il carro entra a 8 però il carro. Oh, scoppia qualcosa in Brasile, poi andiamo a vedere che cazzo è. Dato quelli lì ce li siamo mangiati. Le nostre belle truppe stanno avanzando, befele. Devo assolutamente... i nostri schifi che corrono veloci, anche questi qua sono ottimi. Dai, spara il carro, che io intanto ti sparo nella schiena. Qua cosa abbiamo? Altri carri, cazzo, questi cosi qua sono delle schegge. Fai così. E così, vai, split, vediamo se riusciamo... No, quello là ci taglia fuori. Facciamo così allora. Vai qua e taglia dentro. Madonna mia, blocca quel tizio. C'è un altro carro di quelli. No, però c'è uno dei nostri amalgami qua che va faster.
Vediamo se riusciamo a fare una roba del genere. Guardate qua come si destreggiano i carri armati sempre avanti. Vai così, cazzarola. Sarai io. Ma sapete che roba? Vai così. Dritti su Belgrado. Meno gente muore, meglio è questa inutile guerra. Vacca puttana, ragazzi, sfondati totalmente. Abbiamo degli aerei che stanno. No, non ci sono aeroporti. Ah, non ce n'è uno, eccolo qua. Non ci sono aerei per ora in quell'aeroporto lì. Potremmo spostarci questi 150 per ora per avere un pochino più di range. E intanto i nostri carri vanno così veloci che hanno finito. Non hanno più banane. Diamogli un po' di. Vai, vai, bello. Vai verso Belgrado, vola. Ole. Abbiamo altri due carri qui. Li mandiamo per farli esplodere. Allora, tu attacca lì. Voi passate dietro da qui e andate di là. Te cosa vuoi che ti dica? Vai. Ah, giusto, qua c'è un'isoletta di merda. Befela. Andate di qua. E i carri sono tutti in pompa magna, pronti a partire proprio. Vai di lì. E vai verso Sofia, vediamo che cazzo succede. Iniziano a rideployare alcuni, però mi sa che la capitale là. Usciate la capitale instant, teneteli pinnati. Non mi ricordo neanche più il nome dell'operazione Schliff qualcosa lì, però è andata da Dio. Madonna mia. Rombati proprio. Allora, abbiamo ricreato la Bulgaria. Chi c'è su? Todor Aleksandrov Poporushov. Nome molto bulgaro, Dio santo, mi sembra russo come se ci fossero domani. In Albania. All'Albania abbiamo dato il Kosovo? LOL! Hai visto Albania? Kosovo is back in town. Sofia prima. Danilo in Serbia. Questo che cazzo è? Montenegro. Giusto? Sì. Nicola II. Sarajevo qua. Abbiamo duro. Davvero duro questo qua. Pukar. E poi, vabbè, Zagreb qui che abbiamo messo su. Jugend. E basta. E basta. Fine, se siamo stati. Un'ondata di freschezza nel muso là, proprio. Grandissimi, cazzo. Devo ritornare a casa allora. C'è una roba del genere e ci togliamo dalle bolas. Operazione di gran successo, signori. Velocemente e senza troppe perdite, non le controllate, abbiamo messo fine alle rotture di coglioni nei Balcani. Quindi questo, il fronte sud è al sicuro. Dobbiamo solo stare attenti a nord e assicurarci adesso anche un trattato con la nostra cara amica qua appena possibile. Intanto però sono interessato a capire cosa sta succedendo in Brasile. Era così anche prima in Brasile? Non mi ricordo se fosse così anche prima in Brasile. La signorina qua non gli sto molto simpatica. Non sto simpatico a nessuno in Brasile a quanto pare. C'è qualcuno che mi vuole bene in Brasile? Manco per il cazzo, sono generalissimo. Io cosa vi devo dire a Brasile? Sembrate voi abbastanza incazzosi. Cisal. Cisplatina. Siete in guerra? No. Gli unici in guerra sembrano tutte le zone vicino ai brasiliani. Vabbè, non ti sto simpatica, ragazza mia, però sei l'impero do Brasil. Ti mando. Possiamo dargli 3 divisioni? 2 divisioni. Vacca cane, che dispetto. Questi qui sono già però a livello 5. E gli alpini sono già messi un po' benino. Vogliamo per così a sfregio mandare un paio di questi? Con Walter Model. Che colore gli diamo però? Diamogli rosso, perché è su Brasile. Send, volunteer, senza aerei, Walter Model. Vai così. E andiamo a infilarci un po' negli affari. Tra l'altro qua sta finendo la gomma, quindi hey, voi mica che importiamo ancora qualcosina da voi? Altra gomma per noi. Brasile è il centro delle nostre truppe, signori, e si marcia! E non voglio dire niente, ma con queste due truppe qua che corrono in giro per il Brasile, stiamo inchiappettando su tutte le loro guerre. Cioè praticamente ci lanciamo, nessuno ha truppe per coprire tutto il fronte, e noi ci lanciamo dentro così, guardate. E pian piano arriviamo sulle capitali e li tagliamo fuori. Secondo me vanno giù questi qua se adesso noi prendiamo la loro capitale. Cosa vuoi che facciano? Non hanno città? Certo che qua è un inferno proprio in terra. Ecco, toh.
Ne abbiamo vinto una, signora, abbiamo fatto vincere la guerra senza sparare praticamente. Praticamente abbiamo sparato un colpo all'impero in Brasile. Ci vuoi un po' più bene adesso? Vi tollero. Grandissima ragazza. French family Strasbourg attacked. Vabbè, sono francesi, non me ne frega. No, vediamo. Aslan situation. Vediamo come siamo messi qua. Questo sarà. Elslas arrest in Alsazia. Abbiamo 50, dovrei iniziare ad abbassarlo. Madonna che palle. Va bene, compensi, dategli dei soldi. Dobbiamo arrivare sotto 25, per questo che lo sto facendo. E adesso sto andando anche per una ricerca, cioè per una ricerca, per un focus che ci dà uno slot ricerca in più, così possiamo recuperare tutta la roba che non abbiamo fatto finora, che serve, tipo, vabbè, li metto già adesso, iniziamo con il gas. Dopo aver fatto restare dei tedeschi da qualche parte a Bremen, quello che è, abbiamo i punti sufficienti per fare questo accordo con l'Ungheria. Vi ricordo che tutte queste monete qua dovete farle prima del 36, siamo a giugno del 35, quindi direi di farlo. L'Ungheria non ha il potere o la forza per combattere un'altra guerra. Comunque possono essere benefici per la nostra causa, possono venirci comodi. Possiamo promettergli di essere un po' più lascivi sul peso che ha, insomma, della loro economia, eccetera eccetera, quindi praticamente in soldoni compreremo da loro roba dandogli noi industria, e così possiamo iniziare a cooperare. Loro stanno meglio quello e noi paghiamo un po' di meno le industrie, nel senso che se prima per un'industria gli davamo, prendevamo 10 risorse, adesso ne prendiamo 15 e loro si beccano comunque l'industria lì. Quindi facciamo questo accordo, sigliamolo con l'Ungheria. Dovrebbe essere anche un patto di non aggressione, se non ricordo male. Così siamo sicuri. Sono un po' timidini. Possiamo passare magari una settimana. Dopo che gli arriva, perché non è che c'era la mail, no? Dobbiamo portargliela da Vienna fino a Budapest in ferrovia, chiaramente. E direi che siamo a un buon punto. Adesso il political power finalmente possiamo tenerlo da parte solo per abbassare le varie cose. Perché qua i polacchi sembra che non faranno niente, staranno con quelli là. La Romania non ha vinto quello che è, la Danubia non so neanche cos'è, non esiste. Iniziano a spawnare le prime divisioni che abbiamo fatto, quindi tutti i punti adesso verranno usati per... Ah, abbiamo ancora la legione cieca da toglierci dalle scatole però. Ok, forse ancora quello e poi possiamo usarli per il resto. Ah, e come c'era da aspettarselo questo patto di spinner revanchista, quello che vuoi. Adesso appena sarò qua saremo nella merda. E Francia e Russia oggi hanno proclamato la loro nuova amicizia sotto una nuova minaccia comune, che è quella inglese e tedesca. I russi avevano detto, l'amministrazione russa aveva reso chiaro che non avrebbero joinato il patto revanchista, dicendo che sarebbe stata una menata e quant'altro. In più, siamo molto friend degli inglesi, eccetera eccetera. E invece questo è forse il preludio di qualcosa più grosso, ragazzi. A breve vedremo il patto revanchista che arriverà fino ai russi, saremo veramente schiacciati qua in mezzo. Beh, chiaro, perché è lì che si va a parare più o meno sempre il 900% delle volte. Noi intanto stiamo continuando a espandere la nostra industria, perché adesso ho bisogno di grossi colpi per arrivare fino lì. Nella prossima puntata, ve lo anticipo, vedremo le colonie. Inizieremo nella prossima, non in questa. Intanto cerchiamo di arrivare al il pilastro centrale d'Europa, che ci toglie quel meno 20 di costruzione e altre menate di quel tipo lì. Intanto, for fun, le ricerche. Potremmo già andare per i modelli del 36, anche se questo è l'M37. Mi chiedo perché non l'abbiano chiamato modello 36. Mi immagino di capire perché. Comunque, mettiamolo subito in produzione, che almeno così già arriva a livello e abbiamo delle armi un pochino superiori. Come stockpile abbiamo un buon numero di conglomerati, per ora 2002, tenendo conto che stiamo buttando fuori 4 divisioni a giro, quindi quel 2002 qua non durerà parecchio. 2000 Razor Maiden, 360 robottoni, che appena Dio vuole che posso inizio a fare il template. Ci serve questa ricerca però, perché ho deciso di fare un template misto robottoni e Razor Maiden, quindi unità speciali più robot. Immaginatevi solo il male che possono fare della roba del genere. Non avremo tante unità, ma saranno con le palle enormi. In più stiamo bolstrando un sacco la produzione dei fighter, a quello che vedo. E sì, no, però servono assolutamente altre fabbriche.
stiamo costruendo un boato di roba. Per ora è la benzina per cercare di andare a risparmiare sulla gomma, in modo da togliere altri civili per ora nel breve tempo, e quindi mettere altre robe. Però questo non ci vieta di fare un mix intanto di roba qua. Certo che ne ho fatte un bel po'. E un bel po' di forti sul fronte russo, che poi tanto verranno a prenderci il giro, chiaro, chiaro come il sole che succederà quella roba lì. Comunque sono uscite le quattro divisioni, vediamo quanto siamo andati sotto. Pensavo peggio, sono uscite tutte? Sì, sono uscite tutte. Ah, ecco, no, che è meno 2004. Perfetto. Vabbè, è quello che è. Cioè, pace, amen. L'importante ci serve. Intanto altre fabbriche arrivano, nuovi soldati vengono prodotti e noi sempre più gomma stiamo andando a consumare. Puttana, Eva. Proprio il contrario di quello che volevo. Altre fabbriche militari, dico, remilitarizziamo la Valle del Reno. Questo è per ora. E finalmente siamo arrivati anche qua. La nuova Germania ha raggiunto qualcosa che i governi precedenti non erano riusciti a raggiungere. L'economia è stata recuperata completamente. Forse siamo stati indeboliti dal crash del mercato del 1910, che ha messo la nostra nazione in una depressione bella lunga. Ma ora possiamo dire con confidenza che siamo fuori dalla depressione più forti che mai. E ora, con questa ultima riforma qua, ragazzi, abbiamo tolto praticamente tutti i debuff della nostra nazione e li abbiamo trasformati in solo roba positiva. Due divisioni dei Mechaden stanno venendo allenate in questo momento. Stiamo buttando fuori un sacco di amalgami o quel cazzo che è bla 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 bla. L'economia è a bomba. Io già adesso do là, nella prossima puntata inizieremo a guardare oltre oceano, perché le risorse stanno solo in un posto, cioè possiamo solo spendere o nel Pacifico o in Africa, e voi avete scelto Africa, e Africa sarà. Un saluto e alla prossima.